Ragazzi, questa qui è una delle migliori macchine al mondo. Me la comprerei? Buona visione. Bentornato, sono Matteo. Prima di iniziare la visione di questo video ricorda due cose: indossa le cuffie, ne vale davvero la pena, e poi iscriviti al mio canale, è un click, è gratuito e a me aiuti a supportarlo. Viaggiare è bello, però con la pioggia e il traffico è un po' una rottura di palle. E anche qui lavori da tutte le parti. E non se ne può mica più, eh. Non la fame. Terra male proprio. Quel cielo terzo. Sono arrivato. Scarico i bagagli e mi ritrovo di fronte a una serie di trofei di Alan, una vita passata dietro al volante nel motorsport. Ci facciamo una bella pizza, un paio di birre, qualche video su YouTube, facciamo un giro col simulatore e ci buttiamo in branda, perché all'indomani ci aspetta una giornata davvero intensa. Ma prima di cominciare, la colazione è d'obbligo, è un bel cornettazzo, non ce lo leva nessuno. Siamo arrivati da TFL. E questo è il terminale di scarico nuovo per il GT3 RS. Vi lascio qui sotto in descrizione il profilo Instagram di dove è stato acquistato. Pronto, anche l'occhio vuole la sua parte e questo è davvero bello. L'accendiamo e sentiamo come suona. Sei pronto? Andiamo! Via! Direi che è meglio di prima, molto meglio. Ma cos'è? Ma c'è un intruso! Guarda! La figata, la cosa più figa di questa macchina è il fatto che tu vai in giro per la strada normalmente, ascolti la musica anche con un impianto bello, tutto rispetto, poi vai in pista, ti diverti come un matto, che vai a fuoco, che metti dietro quasi tutte le macchine anche da corsa, perché questa qui sta davanti ai TCR, al VTCR gli sta davanti. Sì. E poi torni a casa con la stessa macchina, le stesse gomme, gli stessi freni, e la macchina non ha fatto una piega, non l'ha fatta, è perfetta. Quella è la differenza del GT3 RS rispetto alle altre. Quello è quello che ti fa godere. Alla fine, ok, uno dirà, sì, ok, ho capito, è un GT3 RS, costa una cifra di soldi, ma se ci pensi a quello che risparmi invece che comprare una macchina corsa, il carrello, le gomme slick, il meccanico, l'elettronico, perché se vai in rovina anche ci vuole un minimo di elettronica, oppure prendi un Clio Cup, però in ogni caso ti serve la slick, ti
serve il meccanico, se te lo fai da solo va bene, risparmi, però diventa un lavoro. Anche l'effort che metti per trasportarla, per farla salire, farla scendere, caricarla su un carrello. Ma guarda che uno dice sì, lo farei per 1000 anni, sono d'accordo, sì. Però in ogni caso tu quando vai a girare in pista o giri in pista e guidi oppure fai il meccanico e fai fatica. Se devi fare tutto è più la fatica del gusto, non è facile, non è dici sì lo farei per mille, per qualsiasi cosa, no, lo farei perché è la mia passione, tutto quanto, sì, però ti posso assicurare che non riesci a fare tutto. Cioè non riesci ad andare forte in macchina, a guidare, divertirti e a fare il meccanico e cambiare le gomme, non è possibile. Ti capisco, perché io a volte vorrei solo guidare, invece devo fare i video, no? Anche quello, io quando correvo, che facevo i video, avevo la Sony Handycam, no? Sì. Non era facile. Ma se io sto facendo il campionato europeo con un livello di un certo tipo, mi dimenticavo di mettere la telecamera, perché o ti concentri per fare la qualifica e non farti passare sopra le orecchie, oppure fai video, non puoi fare tutto, non riesci, perché dopo non ti viene né bene uno né bene l'altro. Però qua godi, madonna, ma quanto godi, quanto apri. Adrenalina e poi di coccole. Senti come inserisce. Senti la tenuta in accelerazione. Madre santissima. Hai sentito? Sì, vabbè, Alan. È una gomma stradale. Tu però sei capace. Però te l'ho fatta anche sentire così. Sì, ho capito. Sì. Dai, no, questa è bellissima, la sensazione in curva. Wow! L'avantreno di sta macchina è spaventoso, quando la butti dentro con pochi gradi ha veramente una rotaia, sembra sulle rotaie, strepitosa. Ma come suona questo scarico? Sentiamolo. Elastica di prima, che intendi? Allora sembrava in teoria, essendo più libera, anche loro mi hanno detto guarda che probabilmente hai perso di coppia ai bassi regimi, però è agli altri che lavora, e agli altri essendo più aperta sicuramente sfoga molto meglio, andrà più forte, però tutto sommato tutta questa perdita non l'ho sentita, quindi magari qualcosina ha perso, però non mi sembra poi sta cosa, anzi a me sembra quasi aumentata, o è il suono che mi influenza ed è molto probabile, ed è molto giusto anche, molto probabile. Però non mi sembra che abbia perso tutta questa coppia. Una volta quando avevo l'R8V10 avevo montato uno scarico completamente aperto perché volevo lingue di fuoco, però quando l'ho montato lì ho sentito proprio che quando schiacciavo non avevo più nessun tipo di contropressione, la macchina non andava, ma non andava proprio. Questa sta andando invece, questa va. Iscriviti adesso a questo canale perché domani pomeriggio uscirà il video, il seguito di questo video, nel quale io e Alan, entrambi, entriamo nel circuito di Adria con il GT3 RS, che non è più l'Adria di una volta, cioè accelera, frena, prova accelerazione, prova frenata. È stato rifatto nella parte conclusiva del circuito, nelle ultime curve, ed è davvero bello, tecnico, molto impegnativo, e ci sono un paio di chicche nei video
che vi faranno godere, perché abbiamo scannato, portato al limite il GT3 RS. Quindi ti dico anche di venire a trovarmi su Instagram Ufficiale del Pilota. Ciao, a domani.